E ad Agrigento Convention di Fratelli d'Italia, presente anche il coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, che guarda già alle prossime amministrative. Per noi c'era Salvo Toscano. Lavoreremo anche per aiutare la Sicilia con l'ottima posizione geografica che è centrale, che è la porta d'accesso per l'Europa e non deve essere la porta d'accesso soltanto per i clandestini, ma può essere la porta d'accesso anche per l'energia, per le risorse, per il gas. Convention di Fratelli d'Italia ad Agrigento, provincia in cui il partito è commissariato da settembre scorso, un evento organizzato dalla deputata regionale Giussi Savarino con la presenza del coordinatore nazionale del partito Giovanni Donzelli e del coordinatore regionale Giampiero Cannella. Nell'Agrigentino a maggio si voterà in 14 comuni, il più grande è Licata, un territorio che chiede una svolta. Io chiederò oggi ufficialmente a Donzelli e quindi al nostro partito nazionale di seguire alcune vicende nostre che riguardano per esempio rapporti con l'ANAS, con l'RFI, con Trenitalia. Noi adesso abbiamo delle opere incompiute che sono state finanziate dall'ultimo governo che ha visto in linea il governo regionale e il governo nazionale, cioè il centrodestra con Berlusconi, ma sono opere incompiute. Nel centrodestra qualcosa si muove in vista delle comunali di primavera. In Forza Italia si è aperto il confronto su Catania, due nomi papabili nella coalizione, la leghista Valeria Sudano e l'ex assessore Ruggero Razza di Fratelli d'Italia. Ovviamente a Catania c'è una tradizione di ottimi sindaci di destra, a partire da Salvo Pogliese, e quindi crediamo noi che si possa anche confermare anche a Catania un sindaco di Fratelli d'Italia, ma con serenità ne parleremo con gli alleati e troveremo il miglior candidato possibile in ogni comune d'Italia.